E il 23 di aprile siamo venuti l'ultima volta a vedere lo stato di avanzamento dei lavori, il primo di marzo. Cos'è cambiato in questi giorni dal punto di vista operativo? Dall'ultimo incontro le lavorazioni stanno proseguendo con le palificazioni all'interno della villa e all'esterno, sul perimetro esterno, nonché all'interno dell'edificio interno cortile, detta la carrozzeria. Per quanto riguarda invece le lavorazioni interne alla palazzina non strutturali, si sta procedendo al puntellamento delle volte per eseguire il successivo consolidamento a fasi. Prima si puntella un locale, si procede alla demolizione, nel contempo l'altra squadra procede al puntellamento per poi proseguire su tutto il piano del sottotetto. Dal punto di vista di, diciamo, di tempistica, ci sono dei ritardi? Dal punto di vista delle tempistiche, a mio avviso, sì, ci sono dei lievi ritardi che sono dovuti in parte anche a problematiche della fornitura delle infrastrutture, per dire, facciamo un esempio, l'acqua, che per ora non è ancora presente in cantiere, e questo porta dei disagi sicuramente. E poi bisognerebbe effettivamente sentire l'opinione dell'impresa per valutare se loro ritengono di essere ancora nelle tempistiche o se ci sono effettivamente dei ritardi. Dottor Regis, l'avventura continua. Senza acqua adesso siamo. Sì, la responsabilità di questo ritardo non è ovviamente della ditta Vettore, nel senso che il contratto era già stato fatto all'inizio dell'anno, loro però hanno avuto dei problemi. Loro chi? L'acquedotto. Hanno avuto dei problemi e probabilmente questo allacciamento verrà fatto nei prossimi 15 giorni. Questo comporta un ritardo nei lavori perché, facciamo un esempio, gli operai se fanno delle opere di demolizione ovviamente producono delle polveri che sono sia nocive per loro nel momento in cui lavorano sia di disturbo per i vicini, quindi sarebbe necessaria la presenza di una fornitura di acqua per eliminare questo problema. L'acqua c'è ad esempio per le palificazioni attraverso delle cisterne che vengono acquistate tutte le settimane, però ovviamente l'utilizzo è un utilizzo molto ridotto rispetto a quello che potresti fare con l'allacciamento dell'acqua. Questo rappresenta uno dei tanti piccoli problemi che si possono verificare in un cantiere, che ovviamente possono indurre una serie di piccoli ritardi che sommati poi allungano i tempi ovviamente delle opere. E quindi, risolto poi questo problema, si dovrebbe partire con velocità giusta, insomma. Sì, dal mio punto di vista, per quel che posso capire dal punto di vista tecnico, mi sembra che ci siano dei lievi ritardi sul cronoprogramma. Che le palificazioni sono completate sulla parte esterna, sono da completare completamente invece nella palazzina, e questo comporterà un altro mese circa di lavoro perché viene utilizzata l'attrezzatura più piccola. La palazzina sarebbe la carrozzeria? No, la palazzina sarebbe l'edificio. L'edificio, sì, la carrozzeria è già a posto, dove sorgerà poi il consiglio è già a posto, quindi è stata palificata completamente. Invece la parte interna, cioè gli scantinati, devono essere palificati tra l'altro con un numero di pali superiore, il doppio di quelli che vengono utilizzati come vicinanza di metratura rispetto alla parte esterna, con un'attrezzatura che è più piccola, di conseguenza più piccola perché deve passare, deve riuscire a entrare dentro la cantina, e quindi maggiore difficoltà nell'eseguire le opere. Ci vorrà, mi hanno detto, circa un mese. Solo a quel punto si potrà poi procedere con i lavori veri, insomma. No, i lavori veri sono già questi. Sì, certamente. I lavori veri nel senso di si potrà procedere ad esempio con la gettata della soletta. Poi ci sono una serie di altre cose che devono essere fatte. Non si può, ad esempio, fin tanto che non è fatto questo, non possiamo apporre i ponteggi esterni. Non mettendo i ponteggi esterni, alcuni lavori che si dovrebbero fare all'interno della palazzina devono attendere. Non abbiamo ancora rimosso completamente tutte gli infissi, cioè gli infissi sono stati rimossi ma sono ancora in parte all'interno della struttura, quindi devono essere portati dalla ditta che si occuperà
della ristrutturazione degli infissi nei loro magazzini, e quindi tutto questo impedisce agli operai di poter operare all'interno della palazzina. Ci è stato detto che quando sarà tutto pronto per partire aumenterà il numero degli operai, ci saranno più squadre che lavoreranno, staremo a vedere, insomma.